Ospedale degli SCP, Luca! Ma veramente, siamo venuti qua per operarli? È un'emergenza e spi, hanno chiamato noi! Perché siamo gli esperti, giusto? Non lo so, se sono adatto a entrare in un ospedale di SCP. Mi sa che sono in cattive condizioni! C'è anche il Plague Doctor! E c'è pure 173! 173! Che carino! Guarda come stanno soffrendo! Va bene, dai, Luca! Guarda che faccino tenero! Non è il momento di temporeggiare, dobbiamo subito entrare in azione! Iniziamo da lui, iniziamo da Capone? Come facciamo a curarli, scusami? Abbiamo dei bisturi, abbiamo qualcosa? No, abbiamo la pozione. Oh no, quella per entrare dentro di noi per rimpicciolirci. Dannazione, un'altra volta. Ehi, no, gliela tiro in faccia. Sei pronto? Sì. Vai. Oh, oddio, ha funzionato? Cosa diavolo? Avevi dubbi? Ovvio che ha funzionato, ma adesso iniziano i pericoli, Espi. Io non capisco come sono fatti dentro. Ma aspetta, Luca, ma c'è un armadietto in cui guardare, scusami. Dobbiamo anche dare un'occhiata all'interno di questo. Ma c'è scritto di non frugare dentro, c'è il simbolo di divieto. Del sovrintendente antivirus. Oddio, ma c'è un antivirus. Lo sai che il nostro amico è praticamente un virus, no? Perché lui arriva da un'applicazione. Non è che c'è un antivirus che sta tentando di... distruggerlo dall'interno, hai ragione, o no? Esatto. Guardalo. Infatti sembrano tipo dei poliziotti molto, molto pallidi. Penso che siano delle guardie dell'antivirus. Mi sa che sono tipo... sì, magari sono tipo globuli bianchi o qualcosa del genere. No, i globuli bianchi non c'entrano niente con gli antivirus, penso, Luca. Comunque hai qualche idea? Aspetta, forse io ce l'ho. Aspetta, fermo, Luca, fermo. No, fermo un attimo. Penso di avere l'occasione della vita. Boom! Oh, sì! Ma c'erano gli incuti di Espi, perché devi fare un casino? Toglili! Toglila! Vabbè, dai, insomma! Ma poi non si riesce più a passare, Espi! Non ti preoccupare! Si è sciolto! Oh, sì, guarda, qua l'abbiamo sciolto! Si è sciolto, sì! Sono rimaste soltanto le sue ciambelle! Beh, scendo giù di qua, va? Ah! Sono dall'altra parte! Arrivo! Ah! Ce la sto facendo! Ce l'ho fatta! Non sono vivo! Non faccia troppo bene, questa è una bella infiammazione! Ok! Dobbiamo comunque stare attenti! Andiamo avanti, Luca! Non c'è tempo da perdere, se la smettessi di bruciare! Qua stiamo andando in zone più sensibili, Espi, guarda! Povero Capone! Ok! Allora, aspetta, piano! Dobbiamo avere un piano per questa cosa! Tiro una granata, Espi, li faccio esplodere! Fermo! No, una granata no! Farebbe troppo male al nostro 1471! Vabbè, c'hai anche ragione! Io invece ho in mente un piano, aspettami qua, guardami cosa intenzioni di fare! Intenzione di diventare invisibile e andare lì e piazzargli un bel secchio di acido. Stai attento, quelli mi sa che picchiano. L'ho capito, ma se sono invisibile ci scambiano per virus, ci fanno fuori. Hai ragione, ma non ti preoccupare. Una bella bevuta e possiamo andare piano. Sei invisibile, sì. Certo che sono invisibile. Adesso mi avvicino davanti a questi ciccetti e... fai in fretta. Non mi hanno visto, vero, Luca? Perfetto, 3, 2, 1. Boom, via! E via! Ci sono! Si sono sciolti! Ma come passiamo? C'hai ragione. Vabbè, lo recuperiamo. Guarda come si sono sciolti, che bello. Guarda. Ma vedi che le risorse dell'antivirus sono necessarie? Però aspetta, ci potrebbe essere utile per altro. Attento! Aia! Vabbè, Luca, non ti preoccupare, ti tolgo l'acido, altrimenti sappiamo che finisci. Oh no, lì ho visto delle guardie. C'è un altro. Non un altro, ce ne sono più di uno. Espi, dove sei finito? Sono qui, scusa, non mi riesci a vedere. Vabbè, temporaneamente non mi vedrai. Sei invisibile, sei qua? Sì, che sono qua, sono davanti a te. Questo? Aia, sì, ma ho un cuore, lasciami in pace. Luca, qui mi sa che c'è bisogno veramente delle granate. Le tiriamo fuori, sei pronto? Beh, sembra una zona un po' più rinforzata, ci provo? Andiamo, 3, 2, 1, fuoco! Vai! Come funziona? Vai! Oh no, sono rimbalzato indietro, vai Luca, tirale! Boom! Ok, ce la siamo cavata. E guarda come stanno bruciando. Maledetto! Perché non devi buttare nel fuoco? Per fortuna adesso sono un altro ancora. Vai, lancio una bella granata. Facciamogli capire chi è che comanda. Oddio! Questo è rimbalzato un po' indietro! Già, via libera, Espi! Spegni il fuoco prima che gli faccia male! Perfetto! Ce la siamo cavata! Che poi ha la pelliccia lì! Cosa diavolo è? Poi si brucia! Oh, dannazione! È bloccato qui! Dobbiamo passare in qualche maniera! Hai trovato qualcosa? Un'idea ce l'ho, Espi! Guarda qua! Che idea? Tac! Adesso facciamo... una bella... Ma scusa, ma quello è un esplosivo, non è pericoloso! Tranquillo, stai dietro! Devo... Ok! Corri!
Ah, vabbè. Oh! Ah! Che schifo! Esploso! Ah! Cosa diavolo è questo? Ah, Luca, mi sa che siamo arrivati alla fine dell'intestino. Dobbiamo andare, però. Dobbiamo continuare. Se ne va dentro l'acqua. Vabbè, spero che non gli faccia troppo male. Così almeno possiamo uscire e andare a curare gli altri SCP se riusciamo a uscire dal suo intestino. Se sai cosa voglio dire. Gli anticorpi lì, gli antivirus li abbiamo fatti fuori. Credo che adesso stia bene. Speriamo che 1471 stia tutto a posto. Oh, oh. Ah, dannazione, un buco! Ah! Oddio! Cosa ti... Luca, quanto pare siamo passati... Visto? Siamo passati oltre! Ha funzionato! Ma dove siamo adesso? Cos'è questo posto? Siamo nell'altro SCP. Qual era quello di fianco era a... Era Plague Doctor 049, quindi... Ah, il dottore! D'accordo, allora... O quanto pare anche lui ha qualche problema di... Di coso schifoso qua, perché... Mi sa di sì, eh? Perché guarda... Ma è tutto verde! Mi sa che c'è tipo... Ma non è... Oh, cos'è quel coso che ci fissa? Mi sa che è la peste! Se l'ha attaccata da solo, penso, questa volta. Complimenti. Ah, madonna, si sono ostili. Credi, sì, sono dei germi schifosi, batteri virus. E allora eliminiamoli, Luca. In qualche maniera. Oh, guarda, li ho schiacciati in un battibaleno. Cosa faccio qua? Chiudo un po'? No, Luca, io direi di eliminare questo. Probabilmente stai impedendo il passaggio del sangue. Assolutamente. Ah, forse hai ragione. Facca, hai qualcosa? Si va a mano, Espi. Bravo, anche così. Ottimo. Ecco, facciamo così. Perfetto. Ed è perfetto. Guarda, abbiamo sistemato, però ci rimangono un bel po' di problemi. Allora tu, Luca, occupati dei virus. Io nel frattempo riparo vene del dottore. Ah, ok. Ok, Luca? Vieni qua, allora, occupati dei virus. Aia! Maledetti, mi stanno attaccando. E sono un po' tanti, Ma si è attaccato alla peste da sola, ma che stupidino. A quanto pare, Luca, magari i suoi esperimenti ogni tanto possono andare male. Va bene? È scivolato su una siringa. Ce la siamo cavata più che bene. Oh, che schifo di po'. Oh, è tipo un ascensore questo. Possiamo passare a curare i prossimi suoi organi. Andiamo. Ok. Ma adesso dove siamo finiti? Cos'è questo posto? Ma il cervello, perché... Oddio, attento, c'è un tizio con una falce. Salve. È ostile, a quanto pare. Ma il cervello? Ehi, voi aiutateci, quei virus hanno scombinato tutto. E ora guardate come è messo il cervello del dottore. Ma che, com'è che... Oddio, è pieno di schifo verde qua. Mi sa che dobbiamo toglierlo. Ma non abbiamo niente con cui sostituirlo. Non so se gli fa bene, vabbè. Non lo so. Vabbè, sicuramente è meglio che avere un po' di cervello verde, non pensi? Quello è vero. Aspetta, ma forse... No, Luca, fermo, non distruggere il cervello del dottore. Non era quello che dovevamo fare. Smettila. A quanto pare ci sono delle sezioni con delle cose completamente scombinate. Vedi, la sezione malvagia ha una torta di compleanno e non c'entra nulla. Mentre la sezione medica ha un cannone. Non so se il cannone può essere utilizzato per scopi medici. Allora, direi che questo qui non va qua, perché non è malvagio. Questa è la sezione medica. Qui... Che è questo qua? Questa non è, la ghigliottina non è medica, che io sappia. Forse non è medica. Cosa la prescrivono, per i mal di testa? Quelli li risolve in un battibaleno. Però sono un pochino confuso. Allora, candelotti di dinamite sicuramente no. I regali... Ma anche le spine non sono mediche, Spi. Allora, la sezione emotiva. È possibile che il Plague Doctor abbia delle emozioni? Ovvio. D'accordo. Guarda che lui ti vuole solo aiutare, solo che non ha proprio i metodi migliori. Esattamente. Allora, io la torta la sposterei... Qui. Sezione medica. Aspetta. Sì, ma aspetta, la sedia a rotelle mi sa che la sezione medica, Luca. Non è emotiva, l'hai messa qui per sbaglio. C'hai ragione, sì. Credevo fosse quella. Mentre il cannone lo mettiamo nella sezione cattiva, la sezione malvagia, il letto invece in quella medica. Allora, sacchiotto, direi in quella emotiva. È abbastanza a posto, no? Perfetto. Direi che combacia alla perfezione. Aspetta, questo fa parte della sfera emotiva, un teschio. Ma sì, è carino, magari è... Ma smettila, Luca! Ma dai, poverino! È nella parte malvagia! Se vuoi mettere le cose a posto, fallo per bene! Lo amava e adesso non gli piace più! Ma dai, su! Io direi che anche il Plague Doctor è sistemato, almeno per quanto riguarda il suo cervello. Andiamo avanti e vediamo se ha altri problemi. Ma cosa? Aspetta, ma... Sbaglio, siamo nel suo becco, nel suo naso! Ma... Quindi è una buona via d'uscita. Esatto. Ne approfittiamo, Luca, così possiamo curare anche il prossimo SCP. Speriamo che il cervello si rimetta a posto da solo. Per il resto sì. Non ti preoccupare. Vieni. Andiamo. Qui, Luca. Facciamo un bel saltino. 3, 2, 1. Giù. Ok, Luca, con molta attenzione dobbiamo fare... strettissimo qua dietro. Sì, adesso vado avanti, non ti preoccupare. Ok, allora... Guarda dove siamo, Espi. L'ho capito, siamo dentro 173. Esatto, guarda che bel materiale, è stranissimo. L'ho capito, è bellissimo. Però il problema è che lì ci sono delle guardie. Chi che sono non quelli? Vogliono farci curare 173. Pensi che sia della fondazione? Non lo so, è strano, perché dovrebbero essere entrati qua dentro? Però hanno un simbolo diverso. Vabbè, cosa facciamo? Hai un piano? Ci penso io.
delle trappole. Piano. Perfetto! Ma hanno funzionato! Aspetta che utilizzo queste. Vieni qua, Ciccetto. Ah-ha! Guarda com'è esploso! Cosa hanno, non sono così forti. Fatto cadere? Non lo, ah! Dell'armatura, a quanto pare. Fammi vedere. Allora, qui. Là là. Aspetta, uno per te. Uno per Madonna, me. Madonna, quanto uno sei per brutto. Te, uno per me. Come sono brutto? Fammi vedere. Ah, ma dai, ma sono tenerissimo. Penso che siano delle tute molto simili alle loro. Le scarpine? Non lo so. Ah, le scarpine. Te le ho date le scarpe. Ma non sei nemmeno capace. Dai, su, prendile. Indossale, veloce. Ok, allora. Cos'è che abbiamo qui? Abbiamo una chest protetta. Cosa? Pensi che... Aspetta, ma non è che si può utilizzare... Ah, dannazione. Tira fuori un esplosivo, Luca. Questa è la soluzione migliore, lo sai. Ah, meno male che me ne porto sempre un po' dietro gli esplosivo. Ecco, qui. Attimo, allora, io prendo le distanze. Facciamo. Vai pure. Mi raccomando, non far esplodere la chest con tutto quanto. Potrebbe succedere, speriamo non succeda, ma può essere. Quanto siamo lenti con questa tuta, è stranissimo. Boom! È esplosa, però... il contenuto è intatto, era tipo... è un frutto del land. Oh sì? Cos'è sta cosa? Cos'è? Guarda, prendilo tu se vuoi. Ma non è che è quello che usa... è quello che usa la statua per teletrasportarsi. Dici? Ma pare un po' strana come cosa. Vabbè, tieni i tuoi sospetti per dopo, lo scopriremo. C'è un altro tizio qua. Vediamo se riusciamo a non sorganizzare qualcosa. Io non ho ancora capito chi sono questi. È pieno di trappole alle sue spalle. Non basta che ce lo buttiamo dentro, tanto ma non ci vede. Non ci attacca, guarda. Ma... proteggiamo i beni dell'organizzazione a tutti i costi. Ma che cosa sì, è sì, molto interessante. Perché lei ha... Luca non ci stava riconoscendo. Perché avevamo le armature come le loro. Ho capito chi sono, Espi. Questi sono delle persone bruttissime. Una chest. Lo sai chi sono? Sono quelli della GOK. Della GOK? Ma che cos'è GOK? Che male. Vabbè, lo so che non li conosci. Sono tipo un'organizzazione contro gli SCP, Espi. Li vogliono distruggere tutti al posto che contenerli come... Davvero? Beh, in effetti sono un po' pericolosi. Però io preferisco lasciarli in vita. E ho trovato un'altra cosa nascosta in quella chest. Un anello della forza. Cos'è? Ah, interessante. Forse rappresenta l'invincibilità, la super forza di 173. Sono delle persone di cui non devi avere pietà. D'accordo, allora sono entriamo cattivi. E vediamo. Oh no, fai finta di nulla. Salve. Comportati come loro. Salve, siamo venuti qua per una pausa caffè. Oh, quanti merendine buoni, vero? La velocità è super finita. Cos'è che ti sta dicendo? Togliendo il teletrasporto, la velocità e la superforza, SCP-173 è innocuo. L'organizzazione ci metterà un attimo a farlo fuori. Non voglio fare fuori, ti è cacciato. Ma Luca, non fare così. Non farete mai fuori. Porca miseria, sei stato fortunato che non era pronto a difendersi. È troppo bello 173 per farlo fuori, è così carino e statuoso. L'ho capito, però dobbiamo capire come recuperare il suo terzo potere. Tu informati, leggi qualche documento qua. Guarda che la coalizione globale dell'occulto non mica vuole fare del bene. Non c'è nulla di nulla qui. Hanno tolto i poteri da qui, Espi. Guarda. Che cazzo? Vedi? Ah, ci sono tre cose mancanti. Aspetta, allora, io c'ho l'anello della forza. E lo metterei qua al centro. Questo. L'hai schiaffato. Ok. Vabbè. Aspetta, mettiamo così. Però ne manca uno. La super velocità. Volevano sconfiggerlo dall'interno, i disgraziati. Ah, l'ho capito, però non c'è nulla di nulla. Ho già controllato qua, ma... Ho controllato dentro gli schedari, ma non dietro gli schedari. Guarda, cos'è? Li nascono sempre nei posti più off. È un pesce che dà la velocità. È tipo un... non lo so, è stranissimo, ok? Un pesce super veloce. Vabbè, è un suo potere, non chiediamo. Tutto a posto? Penso di sì. Vediamo. Cosa? Ma ti ha dato una chiave d'accesso? Che è successo? Fammi passare. In realtà ce l'avevo già, credo sia il suo cervello o qualcosa del genere. L'ha lasciata cadere la guardia, la chiave d'accesso. Sì, ora siamo, penso, nel microcervello di 173, capisci? Non è molto intelligente, però ci abbiamo fatta, penso. Beh, possiamo uscire. L'abbiamo rimessa a posto e poi abbiamo fatto fuori quei brutti ceffi della coalizione dell'occulto, lì, l'organizzazione, quel che è. Che bello, allora. Sicuramente gli SCP ci ringrazieranno. Tu esci dall'orecchio sinistro, io esco dall'orecchio destro di questo... Speriamo di questo sia sicuro! Andiamo! E allora, come stanno i nostri due SCP preferiti? Guarda, non ci stanno nemmeno attaccando! Da quanto sono contenti. Lui perché lo stiamo guardando, io non gli darei le spalle, però mi sembrano abbastanza felici. Va bene, non importa, Luca. Direi che il nostro compito qui è finito, mi raccomando, fai attenzione. E usciamo tutti belli tranquilli. Certo che è strano che Plague Doctor se ne sia andato così senza nemmeno ringraziarci un attimo. Vabbè, sarà andato già nella sua clinica o qualcosa del genere. Vabbè, dai, anche se non ci ringrazia personalmente, Luca, cosa vuoi che sia? Ma è lì, eccolo! Guarda, come sta sguazzando nell'acqua? Ma è diventato stupido! Guarda, come corre!
Ah, dannazione! Perché ci attacca? Non so che ce l'ha con noi. Oh no. Forse perché gli ho spaccato un po' di cervello. È diventato stupido e aggressivo. Decisamente. Beh, aggressivo lo era anche prima. Secondo me è arrabbiato perché aveva soltanto metà cervello. Oh no, 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 lasciaci in pace. Si è messo a fare il bagnetto nell'acquetta. E poi prenditela con Luca, che è lui che ti ha spaccato il cervello. Oh, ben fatto, dottore. Mi ha clonato, Espi, attento.